Buongiorno a tutti e bentornati su questo canale. Allora, oggi parleremo brevemente della metafisica di Aristotele. Abbiamo detto nello scorso video che Aristotele si occupa di un'infinità di tematiche, di un'infinità di discipline. La metafisica è, come tutte le altre, come tutta la filosofia di Aristotele, è una scienza teoretica, una scienza contemplativa e quindi assolutamente finalizzata, assolutamente disinteressata, finalizzata appunto unicamente ad appagare l'esigenza dell'uomo di conoscenza, di sapere, di interrogazione sul mondo. Tra tutte le discipline di cui Aristotele si occupa, forse la più importante è proprio la metafisica. In realtà anche la logica, come dicevamo prima, ha una grandissima importanza e soprattutto la logica è una disciplina trasversale, una sorta di disciplina propedeutica. Aristotele dice, prima di interessarsi di qualsiasi tipo di appunto di argomento e di tematica e di disciplina, bisogna assolutamente avere imparato la logica, perché se no non si è capaci di condurre un ragionamento in modo corretto. Quindi, a parte la logica, che è appunto una disciplina trasversale e propedeutica, forse la parte della filosofia più importante, per questo che ho deciso di concentrarmi su essa, è proprio la metafisica. Che cos'è la metafisica? Allora, anzitutto il termine metafisica non è aristotelico. Aristotele parlava di filosofia prima, proprio a sottolineare la sua importanza. Sarà uno studioso successivo, Andronico di Rodi, che ordinando le opere di Aristotele metterà le opere di filosofia prima, dopo le opere di fisica, di cui anche Aristotele si occupa, e appunto metà ta physica vuol dire proprio dopo la fisica. Quindi all'inizio questo nome ha assolutamente un significato cioè contingente per spiegare la collocazione di queste opere di filosofia prima. Poi però la metafisica passa proprio ad indicare anche concretamente quelle cose che stanno dopo le cose fisiche, cioè che stanno al di là delle cose fisiche. Quindi quella disciplina che indaga quelle che sono le strutture ultime, le strutture profonde, le cause ultime del reale. Aristotele in realtà dà diverse definizioni di metafisica, riassumendole possiamo dire che a suo giudizio la metafisica è la disciplina che studia. Allora, innanzitutto l'essere. L'essere in quanto essere, ed è proprio questo che rende la metafisica la filosofia prima, la filosofia principale, perché se tutte le altre discipline filosofiche, se tutti gli altri rami della filosofia indagano una particolare, una specifica del mondo, no? Quindi una particolare faccia della realtà, la filosofia prima si occupa dell'essere in generale, cioè dell'essere in quanto essere. Poi si occupa della sostanza, noi ci concentreremo principalmente su questo secondo punto, si occupa delle cause e dei principi primi e si occupa del cosiddetto motore immobile che potremmo definire oggi Dio. Allora, partendo dalla prima definizione, la metafisica è lo studio dell'essere in quanto essere. Ok, ma che cos'è l'essere? Aristotele sottolinea come l'essere abbia in realtà una molteplicità di significati e di aspetti. Se noi ci guardiamo attorno ci rendiamo conto appunto che l'essere si manifesta in una serie infinita di modalità. E Aristotele, il compito di Aristotele è proprio quello di mettere in luce quali sono le principali modalità in cui l'essere si manifesta. Parla dell'essere come essere vero o falso, dell'essere come accidente, dell'essere come categorie, tutta una serie di cose su cui adesso non abbiamo il tempo di soffermarci. Però è interessante la questione delle categorie che poi viene ripresa nella logica. Per categorie Aristotele intende le caratteristiche universali dell'essere, le caratteristiche fondamentali dell'essere, strutturali dell'essere, ovvero quelle determinazioni così generali che ogni essere non può fare a meno di averle. Quali sono le categorie? Per esempio, la categoria principale che è quella di sostanza, tutti gli esseri sono in qualche modo una sostanza, la categoria di qualità, di quantità, di modo, di modo è la qualità, di relazione,
lo chiama il dove, il quando, l'agire, il subire, insomma, le categorie sono 10. Dal punto di vista ontologico, quindi dell'essere, possiamo dire che le categorie sono appunto i generi supremi attraverso cui l'essere si esprime, i generi supremi che caratterizzano l'essere, mentre dal punto di vista logico, perché in Aristotele logica e ontologia si corrispondono sempre, dal punto di vista logico le categorie sono proprio i vari modi in cui l'essere si predica delle cose. Io posso dire che Socrate è un uomo, e in questo caso sto utilizzando la categoria della sostanza. Posso dire che Socrate è bello o è brutto, e in questo caso sto utilizzando la categoria della qualità. Posso dire che Socrate è nell'agorà e sto utilizzando la categoria appunto del luogo, quindi del dove. Di tutte le categorie, la più importante, come abbiamo detto, è sicuramente la sostanza, perché tutte le altre la presuppongono. Quindi possiamo dire che l'essere non ha né un unico significato né parecchi significati diversi tra loro, ma ha tanti significati che sono tutti connessi al loro unico riferimento alla sostanza. Ed è così che passiamo al secondo livello e ci dobbiamo chiedere che cos'è la sostanza. Allora, per sostanza, anche qui sul piano ontologico, Aristotele intende l'individuo concreto, quello che lui chiamerà la sostanza prima, è proprio l'individuo concreto. Dal punto di vista logico, la sostanza è il soggetto logico dei predicati. Nella frase Lucia è una brava insegnante, appunto Lucia è sia l'individuo concreto, se siamo sul piano della realtà, sia il soggetto, se siamo sul piano grammaticale. Dal punto di vista della costituzione della sostanza, Aristotele spiega che la sostanza è un sinolo. Sinolo vuol dire unione indissolubile. La sostanza è un sinolo di forma e materia. Che cosa sono la forma e la materia? La materia, naturalmente, è la materia di cui una sostanza è composta. La forma non è tanto la sagoma, non è tanto l'estetica, non è tanto l'aspetto esteriore. La forma è la natura profonda di una sostanza, cioè la struttura che rende quella sostanza esattamente quello che è, la struttura immanente, quindi non è qualcosa di trascendente, la struttura che è interna alla sostanza e fa in modo che la sostanza sia esattamente quello che è, mentre appunto la materia è il materiale di cui è composta. Possiamo anche dire che nel sinolo, in questa unione indissolubile che forma la sostanza, vi è una fusione, un insieme di un elemento passivo che appunto è la materia e un elemento attivo che invece è la forma e fa essere la materia esattamente quello che deve essere. La cosa però interessante è che questi due elementi sono assolutamente inscindibili. Un esempio interessante, secondo me, si può fare, che è un esempio che poi Aristotele fa nella trattazione di un altro argomento, di un'altra sezione della sua filosofia, che è la psicologia. La psicologia viene trattata all'interno della fisica perché la fisica studia i movimenti e la psicologia studia i movimenti dell'anima. Però volevo solo fare un breve riferimento alla psicologia perché all'interno della psicologia si studia anche il rapporto tra corpo e anima. Ed ecco che torna un po', la stessa relazione, appunto. Il corpo è in qualche modo le sue ossa, eccetera, eccetera, è in qualche modo la materia dell'uomo, l'anima è in qualche modo la forma dell'uomo, cioè la sua essenza, la sua natura. Quindi qui abbiamo una concezione dell'anima, a parte che è molto complessa, perché poi Aristotele immagina anche lui un'anima divisa a molti livelli, quindi un'anima vegetativa, un'anima che troviamo anche negli animali, e poi un'anima prettamente tipica dell'uomo. Ma al di là di questo, appunto, l'anima non è un principio invisibile, immateriale, trascendente che poi, quando il corpo muore, trasmigra in altri corpi oppure va nell'iperuranio. Assolutamente no. L'anima, essendo la forma del corpo, è inscindibile dal corpo. Questo, secondo me, è molto interessante, c'è cioè una visione diversa rispetto a quelle che abbiamo visto finora. L'anima muore con il corpo. L'anima non è la stessa cosa del corpo, anzi, l'anima è l'essenza dell'uomo, però muore col corpo. Aristotele fa un esempio molto interessante, che è quello del pezzo di cera. Che
Quindi noi possiamo immaginare l'anima come l'impronta digitale che noi imprimiamo su un pezzo di cera, su una tavoletta di cera. La tavoletta di cera è la materia, quindi in questo caso il corpo. L'impronta digitale è l'anima. È chiaro che non sono la stessa cosa, cioè l'impronta digitale sulla cera, ciao gatto. L'impronta digitale sulla cera non è la cera, però è chiaro che se non c'è la cera, l'impronta digitale non si può fare. Quindi se la cera viene meno, se noi sciogliamo la cera totalmente, anche l'impronta digitale sparisce. E questo è proprio il rapporto che secondo Aristotele c'è tra forma e materia, poi più nello specifico tra corpo e anima. La teoria della sostanza è poi profondamente legata alla teoria delle quattro cause. Allora, secondo Platone, quali sono le cause delle cose? Abbiamo già detto le idee. Secondo Platone, la causa delle cose sono le idee, perché le idee sono quel modello a cui le cose in qualche modo tendono o partecipano. Per Aristotele, Platone non ha visto appunto tutta la questione. E Aristotele parla invece di quattro cause. Abbiamo una causa materiale, che è appunto la materia che rende possibile che una cosa sia quello che sia. Abbiamo una causa formale, e in questo caso si parla appunto di forma, quindi l'essenza necessaria di una cosa, la natura di una cosa. Abbiamo poi una causa efficiente, che è ciò che dà inizio a quella cosa, al mutamento. E una causa finale che è appunto lo scopo a cui una cosa tende. Per esempio, non lo so, causa materiale, l'argento è la causa di una coppa d'argento. Causa formale, l'anima in questo caso, oppure la razionalità è la causa dell'uomo. Causa efficiente. Colui che prende una decisione è la causa di quella decisione. Causa finale, il divenire adulto è la causa, in questo caso il fine, noi diremmo, dell'essere bambino. Aristotele critica molto Platone, sul discorso delle idee, perché non riesce proprio a capire come le idee, che sono qualcosa di esterno alla realtà, possano essere la causa della realtà. Cioè, secondo lui, le idee vanno a costituire un doppione inutile di cui poi bisogna chiedersi ulteriormente la causa. Quindi il principio per Platone era trascendente, mentre il principio per Aristotele è immanente. Lo abbiamo visto anche nella scuola di Atene, dove appunto Aristotele puntava, Platone, scusate, puntava il dito verso il cielo e Aristotele la mano verso la terra. La dottrina delle cause, però, collegata, a filo doppio con la teoria della potenza dell'atto, quindi con il problema del divenire. Avevamo visto che Parmenide, se vi ricordate, aveva negato assolutamente il divenire mentre Eraclito l'aveva sostenuto. Secondo Aristotele, è vero che esiste solo l'essere. Quindi in un certo senso riprende Parmenide, ma secondo Aristotele il divenire non è qualcosa di diverso dall'essere. Il divenire è una modalità dell'essere. Quindi esiste l'essere, poi esiste il divenire, che è una sfumatura dell'essere, una modalità dell'essere, una modificazione dell'essere, ma è sempre essere. Per spiegare meglio questo concetto, Aristotele elabora i concetti di potenza e atto. Che cos'è la potenza e che cos'è l'atto? Allora, la potenza è la possibilità da parte della materia di raggiungere una certa forma. L'atto è la realizzazione di quella forma, è la realizzazione di quella potenzialità, di quella possibilità. Per esempio, se immaginiamo un pezzo di legno, appunto il legno, quel pezzo di legno è la potenza di un tavolo, cioè nel senso, in quel legno c'è un tavolo in potenza. Quando il falegname ha costruito il tavolo, ecco che abbiamo il tavolo in atto. Il pulcino è la gallina in potenza. Il bambino è l'adulto in potenza. Quando poi diventerà adulto, sarà adulto in atto. Quando il pulcino sarà diventato gallina, sarà gallina in atto. Quindi la potenza è il punto di partenza del divenire e l'atto è il punto, diciamo, conclusivo, temporaneo del divenire. L'atto è chiamato da Aristotele anche entelechia, che
che appunto in greco significa perfezione massima o realizzazione massima. Secondo Aristotele, l'atto possiede sempre una priorità rispetto alla potenza, per cui alla domanda viene prima l'uovo o la gallina, Aristotele in qualche modo risponderebbe la gallina. L'ultimo modo in cui dobbiamo analizzare l'essere è quello che possiamo chiamare del motore immobile, o che oggi diremmo di Dio. Nella metafisica Aristotele, e poi anche nella fisica, perché anche qui il discorso parte sempre dal movimento, comunque nella metafisica Aristotele fornisce una prova importante dell'esistenza di Dio, che diverrà molto celebre, verrà molto ripresa, soprattutto nel Medioevo, ma in realtà anche successivamente. Questa prova è tratta dalla cinematica, quindi parte dalla costruzione del movimento. Tutto ciò che si muove è mosso da qualcosa. Questo è un dato di fatto, ma non si può andare avanti all'infinito. In questo regresso all'infinito, quindi c'è qui un oggetto che è mosso da un altro oggetto, 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 ma non si può procedere con questo meccanismo all'infinito. Quindi bisogna ipotizzare qualcosa che, pur essendo immobile, muova. Ed ecco qui il concetto di motore immobile. È chiaro che qui abbiamo un presupposto che in realtà è criticabile, ovvero il fatto che la materia non possa avere in sé l'origine del movimento, la causa del movimento. Siamo chiaramente agli antipodi di Democrito, secondo cui gli atomi si muovono da soli, cioè hanno in loro delle cause meccaniche che li portano a muoversi. Aristotele poi identifica appunto il motore immobile in qualche modo con Dio. Saranno soprattutto i successori, soprattutto i filosofi medievali, a operare questa identificazione. Ma allora ci facciamo una domanda che è effettivamente interessante: come può muovere qualcosa che è immobile? Come muove il motore immobile? Come muove Dio? Mi piace molto la risposta che dà Aristotele. Aristotele dice che egli non muove come causa efficiente, cioè comunicando un impulso, comunicando uno stimolo. Il motore immobile muove come causa finale, ovvero, è bellissimo, come oggetto d'amore. Il motore immobile muove come oggetto d'amore, ovvero muove nello stesso modo in cui l'oggetto amato, pur restando immobile, attrae il movimento dell'amante. Quindi Dio è come l'oggetto amato, l'oggetto desiderato, che pur restando fermo causa il movimento di chi è attorno. Dio è una perfezione che, pur rimanendo impassibile, fa muovere il mondo. Ed ecco che poi abbiamo qui diverse definizioni di Dio, perché possiamo definire Dio come atto puro, perché in lui tutto è pienamente realizzato, appunto è perfezione, di conseguenza come forma pura Dio non ha materia, come realtà perfetta, come essere eterno, e anche come pensiero di pensiero, nel senso che secondo Aristotele l'attività somma per eccellenza è il pensiero, ma a che cosa può pensare l'essere perfetto? Può pensare appunto al pensiero, quindi Dio è anche pensiero di pensiero.